Ragazzi, buongiorno. Stamattina vi porto con me a fare caccia fotografica. Sono le 6 del mattino e io sono qui. Questo è il fiume Simeto e questa qui è la chiusa che regola il passaggio dell'acqua. Io stamattina risalirò il fiume a piedi con un po' di attrezzatura minima e cercherò di fare foto trovando un buon posto. Quindi prendo subito la mia attrezzatura e procedo a camminare perché sarà una bella e lunga camminata. Visto che il tragitto è abbastanza lungo, vi spiego brevemente cosa voglio fare. Sto percorrendo questa strada lungo il fiume Simeto, lo sto risalendo e voglio arrivare in un paio di posti dove sono stato lo scorso anno, dove ho fatto scatti interessanti. La cosa buona è che ci sono dei tratti dove, come vedete, c'è un canneto molto fitto e si aprono delle piccole spiaggette e da lì è possibile ovviamente avere un'ampia vista sulla zona dell'acqua del fiume e quindi riuscire a fare scatti all'avifauna che passa proprio da lì. La mia intenzione è quella di vedere se il livello del fiume, in base ovviamente alle chiuse che vi ho fatto vedere prima, sia stabile, non sia salito o sceso ultimamente, e in particolare rispetto allo scorso anno, perché questo ha potuto far variare le spiaggette che si erano create naturalmente. Quindi stamattina ho evitato di portarmi capanno eccetera eccetera per essere molto più libero e quindi esplorare la zona al meglio. Se vedrò che le condizioni sono ottimali, probabilmente le prossime volte verrò invece con il mio trolley buteo e tutta l'attrezzatura, quindi capanno eccetera eccetera, per fare foto con più tranquillità. Magari arriverò anche un po' prima, visto che sono le 6 e un quarto circa, il sole è già alto, quindi non è il massimo, però visto che devo osservare bene e capire un po' com'è la situazione, preferisco non fare mattinata inutile. Davanti a me ci sono i Cavalieri d'Italia. Non so se riuscite a vederli. Questo potrebbe essere già un buon punto per nascondermi. Quindi vorrei quasi approfittarne e mettermi qui. Certo, c'è un po' di feci di mucca, ma è abbastanza secca, quindi riesco a togliere facilmente. Mi sono preparato qui la mia postazione, un telo di plastica a terra per non bagnarvi visto l'umidità che c'è. Questo telo mimetico me lo metterò addosso anche se indosso il Ghostwood. Qui c'è la macchina fotografica con la sua copertura mimetica, utilizzerò questa retina anche per coprirmi la faccia. Visto che farà molto caldo, vorrei evitare di indossare anche la maschera della Ghostwood per respirare meglio, visto che fra poco farà un caldo bestiale qui. E ora mi metto in attesa, speriamo che arrivi qualcosa. Devo dire che qui la postazione non è male. Lo scorso anno
ero già venuto qui, però mi ero spostato un po' più avanti, la vegetazione era un po' più alta e riuscivo a sfruttare di più il cavano da seduto. Adesso che i cespugli sono molto bassi, sono stati, diciamo, mangiati dalle mucche, probabilmente avrò più difficoltà col cavano da seduto, quindi l'unica sarà sfruttare qui il cavano da sdraiato. Ovviamente con tutti i guadagni che del caso, perché il cavano da sdraiato permette di fare scatti raso terra che risultano molto più interessanti. Io adesso ho un paio di gabbiani che mi girano sulla testa. Sembra che facciano da sentinella a un gruppo che adesso si sta spostando. Qualcosa che si avvicina. Si sta spostando verso di me un gruppo di gabbiani molto grosso. Non so se riuscite a percepirlo, a sentirlo. Chissà perché stanno facendo sto casino. Sto qui buono buono, adesso mi copro ancora di più. Allora vi aggiorno un po', sono le 10 meno 10, sono riuscito a fare un bel po' di scatti, sono venuti qui un paio di aironi e sono riuscito a fare qualche foto decente. In questo momento ci sono i Cavalieri d'Italia qui davanti a me, quindi non parlo molto forte, e il Caneto vicino si è affacciato per un attimo il Polo Sultano. Sono riuscito a fargli una foto, ma si è nascosto subito, mentre di fronte ne vedo parecchi, però sono troppo distanti per fare foto decenti. Essendo ancora presto, spero di riuscire a fare altre foto buone.
fatto queste cose fino ad ora a buttarle? Sì. E anzi non ho niente stamattina. Complimenti. Ragazzi, breve aggiornamento. Sono le 11:15, sono sudatissimo e io adesso vado via. Sono stato sdraiato fino a poco fa qui a terra, avevo la copertura, diciamo, mimetica Gore Food più il telo mimetico che mi copriva un po' le gambe, copertura mimetica e a rete sul corpo macchina e sulla testa. E niente, ho fatto qui un bel po' di foto, sono arrivate garzette, ho fotografato i roni, ho fotografato i cavalieri d'Italia, lì in punta ho beccato il polo sultano, altri camminavano lì di fronte a me nell'altro lato della sponda del fiume. Là c'è stata altra roba, ma troppo distante per me. E niente, mentre che ero qui praticamente sono arrivate delle macchine, si sono fermate delle auto della polizia provinciale, probabilmente loro hanno le chiavi della sbarra, perché questa strada che costeggia qui il fiume è privata, quindi è impossibile accederci. E niente, vi dicevo, sono arrivate tre macchine della polizia provinciale della Federcaccia che stavano controllando un po' la zona. Stanno controllando perché hanno avuto delle segnalazioni e questo mi fa piacere che comunque facciano controlli, perché questa zona non è proprio l'indepinta, qua ci sono diverse discariche abusive. Ho visto che ci sono diversi pesci morti, quindi c'è qualcosa che non va, l'acqua è piuttosto inquinata. Quindi stanno un po' vedendo se riescono a trovare la causa di questa moria di pesci. E niente, però ovviamente il loro arrivo ha fatto scappare un po' tutto quello che stavo fotografando, quindi essendo tardi ormai ho deciso di non appostarmi più. Comunque spero che l'abbiate trovato comunque interessante il video. Sicuramente avete visto qualche clip e qualche foto in anteprima. Se volete vederne di più, ovviamente come sempre vi ricordo di seguirmi anche su Instagram e Facebook, e noi ci vediamo qui sul canale con un altro video qui in natura. Ragazzi, buona giornata, ciao ciao.